Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Stefano De Martino potrebbe essere cacciato da Affari Tuoi, ma non per la sua professionalità, ma perché ha fatto davvero vincere tanti soldi. Ad Affari Tuoi, da quando è arrivato Stefano De Martino, sono sempre soldi sicuri. In ben 33 puntate andate in onda solo in 4 i concorrenti sono tornati a casa a mani vuote. Non era mai successo nella storia del gioco. E più le somme vinte sono alte e più gli ascolti crescono. Che sia un caso, a fare un focus sulle vittorie è stato il sito Davide Maggio, che ha scritto: in poco più di un mese dall'inizio della stagione sono stati vinti in totale oltre 1,5 milioni di euro in gettoni d'oro. Un cifra record, con buona pace del dottore e soprattutto della Rai. Nelle 29 puntate con vincita finale sono stati sborsati in tutto 1.570.230 euro in gettoni d'oro. Ecco, puntata per puntata, tutte le vincite in stagione di Affari Tuoi, dalla prima puntata del 2 settembre a quella di ieri, 8 ottobre, puntata 1, 2 settembre 100.000 euro puntata 2, 3 settembre 70.000 euro puntata 3, 4 settembre 30.000 euro puntata 4, 5 settembre 28.000 euro puntata 5, 7 settembre 28.000 euro puntata 6, 8 settembre nessuna vincita puntata 7, 10 settembre 30 euro puntata 8, 11 settembre 50.000 euro puntata 9, 12 settembre 200 euro puntata 10, 13 settembre 10.000 euro puntata 11, 14 settembre 30.000 euro puntata 12, 15 settembre nessuna vincita puntata 13, 16 settembre 100.000 euro puntata 14, 17 settembre 75.000 euro puntata 15, 18 settembre 28.000 euro puntata 16, 19 settembre 50.000 euro puntata 17, 20 settembre 15.000 euro puntata 18, 21 settembre nessuna vincita puntata 19, 22 settembre 65.000 euro puntata 20, 23 settembre 44.000 euro puntata 21, 24 settembre 50.000 euro puntata 22, 25 settembre 40.000 euro puntata 23, 26 settembre 300.000 euro puntata 24, 27 settembre 100.000 euro puntata 25, 29 settembre 45.000 euro puntata 26, 30 settembre nessuna vincita puntata 27, 1 ottobre 21.000 euro puntata 28, 2 ottobre 44.000 euro puntata 29, 3 ottobre 100.000 euro puntata 30, 4 ottobre 15.000 euro puntata 31, 6 ottobre 32.000 euro puntata 32, 7 ottobre 50.000 euro puntata 33, 8 ottobre 50.000 euro. De Martino guida sicuramente i concorrenti, con un ottimo intuito che lo contraddistingue, e piace tanto perché è sempre dalla parte dei concorrenti, in maniera visibile. Insomma amici e amiche, De Martino è stato un successo, ma cosa succederà se rimarrà ancora? Dichiareranno bancarotta? Ditecelo voi intanto. Se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.